Ciao a tutti, l'idea di questo video nasce dopo aver sentito l'ultima proposta di legge del presidente. Comunque, bando all'impegno sociale, passiamo subito all'argomento. Ma voi avete mai fatto caso, quando state al ristorante, a quello che accade nei tavoli vicino quando arriva il momento del conto? Ora, come al solito, ho notato che la categoria di pagatori di conti si divide in due grandi categorie. La prima sono i pitagorici. Non importa se sei una pigna caduta dal pino più alto della Cambogia, se non hai mai aperto il tuo libro di fisica del liceo, o se pensi che la radice quadrata insieme al timo e alla valeriana sia l'ingrediente della tisana per l'eterna giovinezza. Ma quando arriva il momento di pagare, questi tipi si trasformano in matematici laureati con 100 e lode, bacio accademico e salto mortale con benedizione di Moira Orfei. Allora, dal momento che tu hai assaggiato il 17,9% della mia insalata, aggiungendo la cucchiaiata tolta al mio dessert, la patata al forno che ti sei preso e il fatto che hai preso 300 centilitri di acqua in più di me, direi che devo calare dal mio conto 5,24 euro. Quindi se Cozza sta a Pachino come Beckham sta a Luigi Scalfaro, il prodotto totale che io devo pagare è direttamente proporzionale alla percentuale di cazzate sparate dai nostri politici moltiplicata per il numero di interventi chirurgici a cui si è sottoposta Maria Ripa di Meana, alla quale va sottratta però la massa espressa in millilitri del cervello di Flavia Vento. Ecco, stendiamo pure un velo d'oro pietoso. Oppure ci sta il completo opposto, quelli che pur di pagare sarebbero disposti a rovesciare per terra il tavolo e a sfidarsi a una gara di bocce incendiarie. Che poi che so le bocce incendiarie? Boh, ma che ne so, suonava bene. Ah, ok. No! 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 Guarda, no! 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 No, no! 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 No, eh? No! No! No, no. Oh, oh no. No, No. No, guarda, no. Sta cosa lì. No, Il sapore del conto. Vabbè, vogliamo andare avanti per molto brutte zappe. No, guarda, davvero no. No, questa volta pago io. Guarda, mi arrabbio, Se ospita a casa mia, se ospita nella mia città, pago io. No, cioè... No, No. Guarda, me la prendo davvero, no. No. Mi dispiace, ma pagherò io. No, queste cose non me le devi proprio fare te, Pare, cioè, ti pare che uno viene ospite a casa tua e lo devi fare. Mi fa fastidio, ragazzi. Qui siamo completamente impazziti, fastidio? Scusa. No, è semplicemente che non lo capisci. Guarda, ti giuro, faccio una pazzia, commetto qualcosa di insensato. È così, guarda. È semplice, guarda, tranquillo. Ora esco e ammazzo qualcuno. A me che cosa può interessare? Voglio dire, devo pagarlo. Guarda, butto una macchietta sotto un treno. Guarda, mi offendo se non mi fai pagare. Guarda, me la prendo. Questo e mi circoncido davanti a tutti. Non ti invito più. Guarda, se non mi fai pagare quel conto, prendo e... Anzi, tutto. Tutto quanto. Qui tu non ci vieni più se non mi fai pagare. Se io non sborso questo danaro, E poi sai cosa faccio? Prendo un bambino, anzi prendo un gattino Così è? Fammi pagare quel conto. Che poi viene da immaginarsi cosa accadrebbe se tutto ciò non avvenisse. Voglio dire, voi ci rimarreste male. Della serie, arriva il cameriere, metti il conto sul tavolo, tu ti tuffi per prenderlo per primo, per pagare, e la persona che ti sta davanti si controlla i denti del giudizio sfruttando il potere riflettente delle posate, sbattendosene altamente di pagare. Oh sì. Spassa, scusi. Cosa? Beh, è pure una settimana che dormi a sgamo a casa mia, cioè non è che ti fa male mettere le mani al portafoglio. Sei veramente maleducato da parte tua, lasciatelo dire. Manco tu spicci per il latte, scusi, devo fare pure il signore, ma ti ho mangiato come l'orso yogi, ma te sei visto? Se tu fossi mio ospite, non ti farei toccare il portafoglio nemmeno per mezzo secondo. Ma chi vuole essere tuo ospite in quella casaccia in mezzo alle montagne crollanti, in mezzo alle carcasse morenti di pecore in gnu? Ma dai, ma tu hai veramente superato il limite, questa è l'ultima volta che ti vengo a trovare.
trovare. Sfuggili sordi! Veramente la più grande delusione della mia intera esistenza. Sgancialo, sgancialo, sgancialo il denaro! Ti pare che uno viene ospitato da un tuo amico, vanno al ristorante, per di più un ristorante di questo tipo, manco a mangiare una pizza, capito? Mi devi pure far scucciri Cioè, sono cose dell'altro mondo, non le ho mai sentite, sono disgustato, sono... Bravo! Bravo, bravo, bravo! Complimenti, bravo, bravo, così. Apri il borsello e sgancia il doblone, brutto pezzente, figlio da Bari. Ta-ta-da!